Cari amici, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi siamo ad Aquara, nella stanza del sindaco Pasquale Brenca, per parlare di diversi argomenti, in primis la viabilità. E il riferimento, sindaco, è necessariamente non soltanto alla situazione generale che riguarda questo territorio, ma alla recente chiusura della SP12. Com'è la situazione al momento? Beh, sulla SP12 stiamo lavorando. Il Comune di Aquara ha preso l'impegno dinanzi all'incontro che si è tenuto in prefettura qualche giorno fa di avviare l'iter amministrativo attraverso la redazione di un verbale di somma urgenza per effettuare una richiesta poi di copertura delle risorse finanziarie da parte della Regione. Devo dire che c'è una disponibilità di massima da parte di tutti gli organi intervenuti e chiaramente rappresenta un tratto, un'arteria stradale fondamentale. Un'arteria poi che si va a innescare sull'SP44, la quale pure presenta in località Marcantella, nel comune di Aquara, un punto di frana, la quale però le problematiche da risolvere la sono, voglio dire, di stretta pertinenza della provincia, la quale ha reso la sua disponibilità nel risolvere questo problema, però ancora oggi, insomma, non, rispetto a quest'ultimo punto, non abbiamo nessun risultato. Invece, per quanto riguarda la SP12, nel corso dell'incontro in prefettura si è detto che il Comune sì è competente per la gestione del problema, ma con l'aiuto della provincia e naturalmente con i fondi regionali, quindi da qui a poco si dovrebbe procedere. Sì, la provincia in questo caso invece ha rassegnato una maggiore disponibilità, anche fornendo un supporto tecnico, e non solo, si è resa disponibile anche alla redazione poi delle eventuali proposte progettuali che si renderanno necessarie dopo aver superato questa fase di prima urgenza. La Regione, come per la verità già l'altra volta, perché si è verificato in una parte vicina, insomma, un caso simile l'anno scorso, ha finanziato e sicuramente anche questa volta non ci abbandonerà. Speriamo, e anzi siamo certi, che da qui a breve il problema sarà risolto, ma naturalmente resta il problema di fondo rappresentato dalle strade in pessimo stato, e naturalmente c'è, ritorna prepotentemente l'esigenza di riprendere i lavori da fondovalle. La fondovalla a questo punto diventa una questione prioritaria ed è di vitale importanza per rilanciare il nostro territorio. Ci sono due fenomeni fondamentali che purtroppo negativi che si stanno innescando e che sono già avviati da qualche anno a questa parte, che è la desertificazione e lo spopolamento. E l'unica soluzione oramai per affrontare con serietà e con impegno queste questioni, per rilanciare l'intero territorio al bornino della Valle del Calore, sono le infrastrutture di viabilità, quindi nel caso di specie la Fondovalle Calore. E chiaramente io credo che dopo la riforma delle province, le quali in qualche modo sono state destituite delle loro competenze, delle loro funzioni e vivono una situazione di totale incertezza, credo che la Regione debba farsi carico, ahimè, anche di questa questione, altrimenti allo Stato non vedo delle soluzioni a breve durata. Sindaco, lei è alla guida di questo paese da poco tempo, tra l'altro è molto giovane ma è un profondo conoscitore di questo territorio, e si sta, per quel che le è possibile, muovendo proprio per evitare questi fenomeni a cui faceva riferimento, appunto lo spopolamento, la desertificazione. Ed una delle strade che ha intrapreso il Comune di Aquara insieme ad altri comuni della provincia di Salerno è quella sulle aree interne. Com'è la situazione al momento? La situazione sulle aree interne è stata avviata qualche mese fa e devo dire che è stato anche un momento che è stato capace di generare un grosso entusiasmo tra tutti i sindaci del territorio. Ed è chiaramente un tavolo di un discreto livello per confrontarsi, per discutere delle problematiche. In questo momento però, voglio dire, a livello istituzionale sono un attimino sospeso, insomma, e credo che sia fondamentale rilanciare anche questo ragionamento, perché poi le aree interne rappresentano insieme alla Fondovalle l'altra strada da percorrere per dare una risposta corale alle problematiche, alle criticità del territorio nel suo insieme, superando poi quelle che possono essere le singole iniziative autonome dei vari sindaci. Insomma, Fondovalle Calore e aree interne sono due questioni di fondamentale importanza per provare a restituire dignità al nostro territorio. Insomma, ci si muove in sinergia con gli altri comuni, e recentemente il comune di Aquara lo ha fatto per quanto riguarda un progetto a difesa delle sponde del fiume Calore. Io ritengo che il fiume Calore, che fa un po' da spartiacque tra la Valle del Calore e gli Alburni, rappresenti una risorsa vera, una risorsa
attorno alla quale poter creare quelle sinergie e innescare quei meccanismi virtuosi per rilanciare anche dei processi poi positivi economici. Non può essere visto, come è stato visto per molto tempo, come quasi come un ostacolo, quasi come un elemento ostile ai territori. E quindi insieme al sindaco di Castelsa Lorenzo, Rocca d'Aspide e Filitto, abbiamo da poco realizzato e assunto un protocollo di intesa che va proprio verso la valorizzazione del fiume come risorsa proprio economica del territorio, oltre che per valorizzarlo dal punto di vista naturalistico e per risolvere l'altro problema, che è quello della pulizia del fiume, perché nel periodo invernale porta una quantità di problemi in quanto nell'ipotesi di esondazione del fiume. Torneremo su questi argomenti con il sindaco di Acquara Pasquale Brenca, che intanto ringrazio per l'ospitalità e ovviamente ringrazio voi per l'attenzione.